lascio la parola a questo signore che è un geologo, che magari conoscete, chi sente un pop. Ok? Sentiamo cosa ci racconta Andrea Moccia. Quanti lavori nel passato sono ormai spariti? Il centralinista, Claudino e Lattario. Loro non avrebbero mai detto che quel lavoro un giorno sarebbe sparito. Ma il mondo è così, è in continua evoluzione. Oggi esistono lavori che solamente 20 anni fa non erano neanche immaginabili. I grandi temi di oggi sono la transizione energetica, il rinnovabile, il riscaldamento globale, l'ambiente, la sostenibilità. Ecco, se ci fate caso, si tratta di problemi legati alla Terra. Ora, per ogni problema che abbiamo, sappiamo quasi sempre che chiamare. Se ho un problema allo scaldabagno o sotto al lavandino, chiamo l'idraulico. Ma se ho un problema alla Terra, chi chiamo? Ovviamente chi la Terra e l'ambiente la conosce meglio di tutti. Un geoscienziato, droni, modelli 3D. Io ho studiato qui 15 anni fa e posso dire che c'è stata un'evoluzione enorme. Se per molti il corso di laurea in scienze geologiche prima significava solamente martello, scarponi e bussola, oggi significa anche tanta tecnologia. Per monitorare dighe, reti ferroviarie, infrastrutture in generale o anche frane, vulcani che possono essere soggetti al movimento del terreno, utilizziamo il remote sensing. Il remote sensing è basato su foto satellitari che immortalano uno stesso punto in diversi momenti, per cui possiamo analizzare l'evoluzione nel tempo di quello che succede sul terreno. Questi studi ci permettono di identificare zone a rischio che si stanno muovendo più del dovuto e che vanno monitorate con particolare attenzione al fine di prevenire situazioni di emergenza. Una diga, una frana, un vulcano, un ponte. Cioè, con questa tecnica possiamo monitorare qualsiasi cosa che è al suolo. Guardate qua. Questa è una delle pochissime tecnologie al mondo che ci mostra il sottosuolo a grandi profondità. Si chiamano immagini sismiche. Oggi l'interesse maggiore che c'è nel loro utilizzo è nello stoccaggio di gas, acqua e soprattutto CO2, un business ecologico sempre più crescente in tutto il mondo che si occupa di prendere l'anidride carbonica che produciamo e piazzarla qui nei giacimenti sottoterra, così da ridurre il riscaldamento globale. Qui siamo in un laboratorio ultra tecnologico, lo sentite da rumore. Questo è un microscopio a scansione elettronica. L'ultimo grido, pensate che riesce a ingrandire un oggetto fino a 1 milione di metri. Alla faccia del corso di laurea dove si fa solamente teoria e si pensa a smantellare sassi sulle montagne. Io credo che queste aule si scrive il futuro. Ragazzi, lo so che magari dopo il liceo si è confusi e le idee non sono chiare su cosa si voglia fare nella vita. Anche io 15 anni fa non sapevo esattamente cosa fare. Dopo il diploma però mi sono iscritto a scienze geologiche. È inaspettato. Certamente si è aperto un mondo, ho lavorato per diverse aziende in Europa e viaggiato praticamente in tutti i continenti. Se volete capire come va il mondo e se volete contribuire a migliorare le cose, io un pensiero ce lo farei perché questo secondo me è il lavoro del futuro. Mi hanno detto di usare il microfono. Ok, quindi penso che vi abbia dato qualche informazione su cosa si fa a geologia. Sfattiamo alcuni luoghi comuni. Prima di tutto non è vero che non si trova lavoro, anzi assolutamente. Quindi se voi dite ah, mi scrivo geologia, ti rispondono ma tanto non lavori, nonna. No, assolutamente falso, assolutamente, assolutamente falso. E poi l'altro luogo comune è la geologia, e fare la geologa non è un lavoro maschile, ok? Io trovo questa bella Barbie, geologa del servizio geologico di Londra. Noi offriamo 2 corsi di laurea, un corso di laurea triennale, scienze geologiche, e un corso di laurea magistrale, scienze geologiche, georisorse e territorio, un dottorato internazionale, e quindi se siete interessati seguite Instagram, lì avete tutte le notizie su tutte le attività che noi facciamo per le scuole superiori e quindi l'auspicio che anche solo basterebbero 2 di voi che sono interessati, 2 per tutte le classi che abbiamo raggiunto, quest'anno abbiamo fatto orientamento per circa 1300 studenti delle scuole superiori a Ferrara, in provincia, nella speranza appunto che riusciamo a colmare questa
non è solo un'esigenza nostra di corso di laurea, ma un'esigenza del paese, volevo dire anche questo. E, tanto forte è l'esigenza di geologi nel paese che è stata esiste una legge che è stata chiamata decreto legge, ma chiamata legge salva geologia, tale per cui ci sono dei fondi specifici destinati agli studenti che si iscrivono alle diciamo matricole di triennale magistrale di scienze geologiche, nel senso che chi si iscrive a scienze geologiche ha un incentivo, un recupero sulle tasse, a delle tasse, poi quando è diciamo alla fine del primo del secondo semestre, alla fine della prima sessione di esami, a fronte del superamento di un certo numero di esami e di un voto, cioè è qualcosa che viene dato sul merito, non sull'ISEE, ok? Ti vengono restituite direttamente in conto corrente delle cifre equivalenti all'incentivo che viene distribuito all'università sulla base del numero degli studenti. Quindi, e questo è esclusivo per l'iscrizione a scienze geologiche. Dall'altra parte, noi siamo un corso di laurea molto piccolo, abbiamo dei rapporti docenti-studenti. Io li conosco, i miei studenti li conosco per nome, come i vostri professori conoscono voi, perché io in particolare insegno in un corso della laurea triennale, un fondamentale, ho un esame fondamentale della magistrale più altri due esami della magistrale. Quindi io li vedo, li conosco per nome, li so, li conosco, li seguo nella carriera, ma così tutti i miei colleghi. No, voi non sareste mai in un corso, non siete come in un corso ad alta numerosità, dove siete 1000, 2000, dove fate lezioni in fiera, dove siete solo un numero di matricole e fate esami a crocette. L'università non è il luogo dove si fanno esami a crocette. L'università è il luogo in cui si frequenta, si sta insieme, si frequentano i laboratori. Da noi i laboratori sono molto importanti, formativi, i laboratori di microscopio, i laboratori sul terreno, e dove siete seduti in presenza. Okay? E da noi è vietato l'utilizzo dello streaming e del duale, o come si chiama, del contemporaneo, presenza e streaming, perché gli studenti devono essere assolutamente in presenza davanti al docente. Se io vado a lezione, anche gli studenti devono venire a lezione per imparare. Okay? Siete tutti passati attraverso l'esperienza del Covid, ci ha insegnato tante cose, ma la lezione frontale è assolutamente fondamentale. Quindi io adesso faccio una lezione come se avessi i miei studenti davanti all'università, voi non sarete, avrete lezioni completamente diverse. Il docente parla, rarissimamente fa domande, non fate compiti in classe, non siete interrogati. Tutto viene spostato e traslato al momento in cui sostenete l'esame. Però, chiaramente, è sempre gradita l'interazione, se avete domande, se non capite qualcosa, che mentre parlo, alzate la mano e mi fate una domanda. Adesso io devo contrarre abbastanza quello che avevo, che era già pronto, che avevo già presentato in altre scuole, quest'anno al liceo Loiti, e oggi di cosa vi parlo? Di un aspetto particolare che sappia mobili, la liquefazione dei terreni, e mi riporto all'esempio del terremoto emiliano del 2012. Per fare questo io vi chiedo se voi, dunque in quarta, so che è in quinta il programma dei rischi, vero? No, in quarta è proprio... Avete fatto in quarta il programma, quindi fate rischio... sismico, rischio geologico, rischio idrogeologico, quindi il concetto di rischio voi ce l'avete. Pericolosità. Il rischio sismico, sì, in generale l'abbiamo fatto. Ma sì, il concetto si traslata tranquillamente, perché la definizione di rischio è la stessa in qualsiasi tipo di ambito, anche nel rischio chimico, è il prodotto della vulnerabilità per l'esposizione, per la, diciamo, la probabilità di accadimento, quindi è uguale in tutti gli ambiti. Vi faccio questo esempio: io in questo momento mi sto occupando con il torno in dipartimento di che cosa? Di una, lo diceva prima Moccia, un monitoraggio dei ponti, no? Chi di voi si ricorda il crollo del ponte Morandi a Genova? Ok, crollo di una struttura dal punto di vista ingegneristico, si è
rotto un ponte, ma non c'è stato solo il ponte Morandi, ci sono stati altri ponti successivamente che sono stati danneggiati o completamente distrutti da che cosa? Da frane che hanno interessato le pile dei ponti. Tutto questo, e soprattutto l'evento del ponte Morandi, ha portato alla diciamo, la creazione di una grande società, insomma, un consorzio di università, tutte le università italiane guidate dal Politecnico di Milano, che ha lo scopo di monitorare, controllare, verificare lo stato di salute di tutti i ponti italiani. Non è un lavoro da poco, eh? Quindi in questo ambito si stanno controllando e sono state affidate delle società tutti gli studi di ingegneria strutturale, di idraulica per le alluvioni che colpiscono i fiumi che passano sotto un ponte e dal punto di vista geologico tutte le condizioni che, cioè la verifica che nell'intorno, al di sopra del ponte non esistano frane che possano interferire con il ponte stesso. In questo caso io sono stata coinvolta come Università di Ferrara insieme con lei, ingegneria idraulica, ingegneria strutturale e geologia strutturale, a verificare lo stato di salute di tutta una serie di ponti su un'autostrada piemontese. Tutta l'Italia sta venendo monitorata in questo ambito. Questo per dirvi che ci sono tantissimi ambiti di lavoro. Lì io parlo e tratto di frane attraverso appunto anche questo monitoraggio satellitare, eccetera. In questo caso mi sposto dai monti, le frane vengono sulle montagne per forza, alle pianure e alle terre, ovvero ci troviamo in presenza di che cosa? Depositi fondamentalmente sabbiosi, deposti che si sono formati in ambienti alluvionali, deposti dei fiumi, che presentano un particolare comportamento, queste sabbie, non sempre, non dappertutto, che presentano un peculiare comportamento quando arriva un terremoto, ovvero queste sabbie possono liquefare, significa dal punto di vista fisico passare istantaneamente da una condizione di stato solido a una condizione di stato fluido. Quindi immaginate che case, palazzi, strutture, dighe, ferrovie, quello che volete, siano costruite sopra terreni che arriva il terremoto, passano dallo stato solido allo stato fluido, tutto quello che c'è sopra viene completamente istantaneamente distrutto. Quindi perché, e quali sono i motori? Il motore è chiaramente perché avvenga questo processo che vi spiegherò, che si chiama liquefazione delle sabbie, ci deve essere il motore, e il motore è un terremoto. Quindi su questa parte del terremoto io vado, visto che avete fatto rischio sismico, vado molto velocemente, non sulla definizione di terremoto, sulla definizione di ipocentro, epicentro di un terremoto e tipologie di faglie che generano i terremoti stessi e sul tipo di onde che si vengono generate da un terremoto che distinguiamo generalmente in onde P, onde S e onde di superficie o onde L. E queste onde hanno caratteristiche diverse, ampiezze e tipo di propagazione e effetti sul terreno di tipo diverso, dalle onde P o prime, perché sono quelle che arrivano per prime, alla in superficie, onde S che inducono degli spazi di taglio nel terreno e le onde di superficie e che sono quelle che rispetto alle costruzioni danno i maggiori problemi, i maggiori danni. Sapete anche che un terremoto può essere misurato con due scale, no? di misura. Gli effetti del terremoto, scala MP, la scala di Mercalli, probabilmente minica, con i cortincioni, sono gli effetti. Okay? E non sono quantità misurabili, mentre l'energia che viene liberata da un terremoto viene misurata attraverso la sua magnitudo e questa è definita all'interno della scala Richter, quindi
scala che è una scala di tipo, vedete, la relazione logaritmica, quindi tra un terremoto di magnitudo, non so, diciamo 5 e 5,2 di magnitudo, siamo in scala logaritmica, c'è molta differenza come energia rilasciata. E qui, ecco, qui c'è un confronto tra la magnitudo di alcuni terremoti avvenuti in Italia e diciamo l'equivalente in termini di effetti in situ. Quello su cui vi voglio far vedere una cosa, perché è abbastanza di attualità, è incentrarvi e mostrarvi due cose relativamente al terremoto di Messina, anno 1908. Come vedete, il terremoto di Messina batte tutti gli altri. Magnitudo di scala Richter 7.2. Il terremoto di Messina è estremamente distruttivo. Messina e Reggio Calabria ha causato decine di migliaia di morti alle 5.20 del mattino, danni per un'area di circa 6.000 km2, numero delle vittime stimato intorno alle 80.000 persone che sono morte, non prevalentemente non sono morte sotto le macerie del terremoto, ma perché a seguito delle scosse anche molto prolungate tutta la gente dove è scappata al mare, e a seguito del terremoto si è ereditato uno tsunami che ha quindi investito e travolto e causato il maggior numero di vittime proprio legato allo tsunami generato. Ma chi è che ha generato? Quindi forse questo serve più alla parte che avete fatto di, appunto, rischio sismico e di terremoti. Chi è il motore del terremoto del 1908, che non è sparito, è ancora lì, è ancora attivo? È una faglia identificata con accuratezza, con una certa, con elevata precisione, attraverso fondamentalmente misure di tipo satellitare, e che quindi misure che non sono inficiate dall'errore di una misura fatta a terra. Se io misuro la distanza da dove mi trovo io a un altro punto e sono sullo stesso sistema di riferimento, ok, posso commettere un errore. Utilizzando dati satellitari io tolgo l'errore riferito allo stesso sistema di riferimento e ho misure di tipo assoluto. Quindi il motore del terremoto di Messina è questa faglia che vedete disegnata in rosso, l'epicentro con la stellina. Questa faglia è lunga più di 34 km, ha una magnitudo attesa prossima a 7 e potrebbe generare comunque un terremoto, nuovamente un terremoto di intensità magnitudo simile a quella del 1908. E quindi questo, diciamo, che occorre e occorrerà che se ne tenga conto. Per cosa? Attuale, per la costruzione del ponte sullo stretto di Messina. Siamo su una faglia attiva sismogenetica e una faglia che non ha terminato la sua attività, ok? E in corrispondenza qui sono processi geodinamici che coinvolgono la litosfera, non sono così né che io posso diciamo cambiare con l'opera dell'uomo. Qui siamo in una zona di subduzione attiva, la litosfera oceanica ionica, la placca, la microplacca vacca ionica entra in subduzione sotto il continente europeo, ok? Siamo alla scala del nostro pianeta. Sono forze in gioco che sono troppo potenti. Altri esempi di magnitudi, terremoti pazzeschi, questo qui 9.1, 2011 in Giappone, 19.000 morti. E quindi il problema chiaramente della pericolosità e del rischio sismico è un problema col quale noi dobbiamo convivere. Tutta l'Italia è un territorio a rischio sismico, tutto è stato normato, tutto il territorio ha delle mappe di pericolosità sismica e di rischio associato, nessun territorio escluso.
ma quando arriva un terremoto succede, accade che ci sono delle, all'arrivo soprattutto di particolari tipi di onde, vengono sempre generate dal terremoto, possono verificarsi dei fenomeni particolari, ovvero delle amplificazioni locali delle onde sismiche. Voi in fisica sapete bene come si caratterizzano le onde: frequenza, ampiezza, periodo, ok? Che possono aumentare di molto anche la potenza distruttiva del terremoto stesso, e questi particolari effetti di amplificazione sono funzione delle condizioni geologiche e topografiche del sito in cui si verifica il terremoto. Dal punto di vista delle strutture, questo viene studiato, la risposta di una struttura a un determinato terremoto viene studiata dall'ingegnere strutturista, che in particolare studia i rapporti tra le frequenze di risonanza del suolo in cui arriva un terremoto e quella della struttura stessa. Chiaramente, se entrano in risonanza, questa struttura mobilizzerà delle determinate resistenze. Ma a livello geologico ci sono tante condizioni per cui arriva un terremoto, la stessa magnitudo, lo stesso, diciamo, la stessa potenza di un terremoto che avviene in un luogo oppure in un altro. Gli effetti locali possono essere molto diversi. Perché? Perché quello che c'è in superficie condiziona i terreni più superficiali, condizionano massime accelerazioni che si misurano con G, accelerazioni di gravità, che arrivano al terreno in superficie. E in superficie ci sono le strutture, ci sono le infrastrutture, i paesi e le città. Quindi arriva il terremoto a parità di magnitudo espressa a zona di tipo centrale, in epicentro questo stesso terremoto può causare, può avere amplificazioni, l'onda può essere amplificata in funzione dei terreni che incontra, e questa amplificazione sismica genera due fenomeni fisici nei terreni, che sono la liquefazione dei terreni e la densificazione dei terreni. Quindi vado subito alla liquefazione del terreno e alla densificazione. Faccio prima questo esempio della densificazione, che è molto molto semplice. La densificazione è il processo di addensamento di un terreno granulare asciutto, quindi qui è esemplificato con il caffè, per effetto delle vibrazioni indotte da un terremoto. Questo fenomeno di densificazione, che poi viene chiaramente misurato in termini, non è solo descrittivo, voi immaginate quello che accade: io sono a casa, verso il caffè dentro il barattolo, non ci sta tutto, che cosa fate? Lo scuotete, ok? Diminuisce il volume totale, in realtà diminuisce il volume dei vuoti tra i singoli granelli, tale per cui io ne verso dell'altro e continuo a e posso riempire completamente il mio baratto. Questo effetto di scottimento in un materiale secco è l'equivalente di quello che succede in un terreno senza acqua e in seguito all'arrivo di un terremoto, quindi un processo di densificazione. Il processo dal punto di vista fisico si chiama compattazione, è una compattazione volumetrica immediata, cioè si ha istantaneamente dopo, okay? Contemporanea all'azione di scottimento. La compattazione porta a generare un terreno che è più denso, i grani sono tutti più vicini l'uno con gli altri, ma l'effetto generale è quello che avete nel vasetto, o un generale abbassamento del terreno a seguito dell'effetto di compattazione. E questo si chiama la variazione di quota, diciamo, di un terreno, si chiama cedimento, okay? Variazione lungo la verticale. Ma se il terreno, anziché essere secco, è un terreno saturo, ok? Tutti i vuoti tra un granello e l'altro sono riempiti d'acqua, e nei nostri terreni noi abbiamo l'acqua a debole profondità, dove abbiamo una superficie di falda, tutti i vuoti sono pieni di acqua, e
in alcuni tipi di terreni si può verificare quello che si chiama liquefazione, che è il concetto, se voi pensate, è quello delle sabbie mobili. Quindi, qui c'è Indiana Jones che finisce nelle sabbie mobili, più si muove, ok? Più si muove e più sprofonda. Perché? Perché viene attiva. Se lui fosse fermo, la sabbia sarebbe allo stato solido, ma questa sabbia è piena d'acqua, più la scuote, più lui si muove, più genera il fenomeno della liquefazione del terreno, e quindi più sprofonda. E questo fenomeno non avviene fortunatamente in tutti i terreni, perché altrimenti ogni volta che c'è un terremoto a Ferrara avremmo un fenomeno di liquefazione ovunque. Ma richiede che cosa? Delle condizioni fisiche al contorno, ovvero che ci siano determinate condizioni. Questo fenomeno avviene solo in terreni sabbiosi recenti, che per i geologi dire in età meno di 10.000 anni è come dire niente, quando noi ragioniamo in termini di milioni di anni, un centinaio di milioni di anni, terreni molto recenti, ovvero chi? Quei terreni che qua a Ferrara sono stati deposti da chi? Dai fiumi, siamo in pianura padana e qui siamo nel Po e in tutti i suoi Po, Reno e tutti i suoi affluenti. Quindi dobbiamo avere dei terreni geologicamente giovani, dei terreni sabbiosi, dei terreni saturi d'acqua, e l'effetto della liquefazione è un passaggio, la liquefazione è un passaggio di stato immediato, arriva il terremoto e il mio terreno sabbioso, saturo, giovane, tutto quanto, soggetto all'input sismico, passa, cambia di stato, diventa fluido, ma non ha una compattazione come quella precedente, non ha una compattazione volumetrica immediata, ma avviene dopo un piccolo intervallo di tempo. Contemporaneamente l'acqua che è intrappolata tra tutti i grani deve da qualche parte deve uscire e si creano contemporaneamente al fenomeno della liquefazione quelli che si chiamano vulcanelli di fango, come espulsione di terreno sabbioso dalla superficie, la creazione anche di grandi fratture. Se il fenomeno della liquefazione avviene sotto strutture importanti, questi sono gli effetti della liquefazione del terremoto turco del 1999. In particolare, solo questo sopra, questo ribaltamento di questo palazzo dovuto alla liquefazione, le fondazioni di questo palazzo si trovano in corrispondenza di un livello che ha liquefatto, mentre questo palazzo, e ne vedremo tanti, ha subito il cosiddetto effetto sandwich all'arrivo del terremoto e la struttura non ha resistito. Non si tratta di un fenomeno di liquefazione, ma di una, diciamo, deficienza costruttiva legata alle caratteristiche ingegneristiche dell'opera. Queste sono delle di nuovo cedimenti, l'intero condominio, questo è sprofondato e qui si intravede anche della sabbia, e questo è un fenomeno comune, chiaramente, ovunque dove ci sono sabbie, questo effetto di ribaltamento, nuovamente di strutture, il terremoto del Messico 7.2, questo invece occorre differenziare le strutture, i palazzi che non resistono per caratteristiche costruttive all'input sismico da quello che succede nel sottosuolo. Vi faccio vedere, questo è il video ripreso da satellite, e i terremoti in determinate condizioni o di terreno, diciamo, e ci mettiamo anche un po' di pendio, quindi possono innescare delle frane. Queste sono frane sismo indotte. Il terremoto dell'Irpinia 1980, voi chiaramente non eravate nati, ma per me è stata una delle condizioni del contorno per cui io poi ho scelto di fare geologia, perché ho vissuto da studentessa di liceo scientifico quello che è successo in Italia, il terremoto dell'Irpinia.
Il terremoto dell'Irpinia, oltre a tutti i morti, oltre a tutti i danni, oltre a tutti i problemi mafiosi della ricostruzione, che ancora vengono pagati da tutti quanti, causò migliaia di frane sismondotti che impedirono agli aiuti di arrivare alle località erosionate. Le frane sismondotte vengono studiate anch'esse dai geologi insieme ai geologi che si occupano di terremoti. Vi faccio vedere cosa è successo al terremoto di Indonesia, magnitudo 7.5, un mostro, 7.5. Questa è una città. Vediamo se parte. Così si vede meglio. Questa è un'enorme frana sismondotta che ha colpito questa intera città, totalmente distrutta. Nel giro di, chiaramente era una ripresa un po' accelerata da satellite, ma neanche tanto, ok? Per capire che cosa succede, come funziona il fenomeno della liquefazione, ho detto ci deve essere della sabbia, dell'acqua, okay, e un terremoto. E quindi facciamo questo semplice esperimento che potete fare anche voi al mare, magari non con la sabbia dei lidi ferraresi. Perché? Perché la sabbia dei lidi ferraresi è una sabbia con una certa percentuale di limo, cioè ovvero di frazione più fine granulometricamente della sabbia, e se c'è troppo limo questo impedisce questo fenomeno della liquefazione. Quindi ci vuole una sabbia pulita. Se magari andate in un posto che ha sabbia più... Io sono di Riccione, a Riccione ho una sabbia che per esempio è molto più bella di quella di Ferrarese, e che può dare luogo a questo tipo di... scusate, volevo farvelo vedere, lo accorcio un po' perché è troppo lungo. Il signore lo potete fare con i bambini, ma c'è anche un sonoro. Che cosa fa? Riempie un secchiello di sabbia satura, ok? Sabbia, non sabbia bagnata, quella con cui facciamo i castelli, sabbia asciutta, sabbia bagnata, ma questo in questo caso è satura. Tutti i pori e i granelli sono abbastanza distanti l'uno dall'altro, mette in questo secchiello un peso che rappresenta simbolicamente un edificio. Vado un po' più veloce perché ci metto una vita a farlo. Se vedessi la barra, aggiunge, non riesco a vedere la barra, vabbè, ce lo teniamo perché non mi fa vedere la barra di avanzamento. E che cosa fa? Scuote, ok? Diciamo che è un esperimento da bambini. Cosa succede? La sabbia liquefa e la nostra casetta sprofonda all'interno della sabbia. Poi la recupera. Questo è davvero, fa ridere, ma è quello che accade ad alta scala in un terreno sabbioso sabbio. Questo descrittivo, in geologia ci vogliono anche dei numeri per comprendere e per capire quello che succede, per fondamentalmente alla fine fare qualcosa, mitigare o prevedere l'effetto. E quindi lo salto, il principio fisico che sta alla base del processo di liquefazione è quello che si chiama in geotecnica principio delle pressioni efficaci, e che lavora e che viene, può essere calcolato e stimato, e che mi dice qual è la distribuzione di tutte le forze agenti in un mezzo granulare saturo all'applicazione di un carico o di uno sforzo. Non vi faccio la derivazione del
degli sforzi efficaci che sto facendo in questo momento i miei studenti del terzo anno, sul quale devono mettersi a fare tanti tanti esercizi, è un processo abbastanza semplice anche dal punto di vista fisico, che riprende delle nozioni che voi conoscete benissimo, degli equilibri delle forze, ma che alla fine mi dice che in un terreno le resistenze di un terreno granulare sono in parte supportate dalla pressione dell'acqua esistente tra i grani e delle relazioni di sforzo tra i grani stessi. Bypasso appunto il principio delle tensioni efficaci e vi faccio vedere le conseguenze di questo per la liquefazione. Abbiamo delle particelle di sabbia recente, giovane, che però sono a contatto tra loro, quindi le particelle sono a contatto, il mio mezzo è un solido. Tra i vuoti, quindi ci sono contatti tra le particelle, poi c'è l'acqua all'interno dei vuoti, all'intorno dei pori, prima del terremoto. Questa groundwater table è il livello di falda, da qui in poi il terreno è tutto saturo e questa è la superficie topografica del terreno. Arriva il terremoto, il terremoto induce all'interno del terreno un aumento, lo dico molto semplicemente, un aumento della pressione solo dell'acqua esistente tra i granuli, tale per cui vedete che i granuli non sono più a contatto tra loro e quindi avviene il processo della liquefazione, perdita dei contatti e espulsione, creazione di fratture all'interno, scusate, che dalla zona della liquefazione va verso la superficie e qui vengono espulse delle grandi quantità di acqua e sabbia. Successivamente, dopo l'espulsione, quindi viene tolto del materiale, perdo del materiale, perdo della massa, il terreno subisce un settlement, cioè un cedimento o l'abbassamento generale del terreno. E sulla superficie rimangono questi vulcanetti di sabbia. Questo è. Non tutti i terreni possono liquefare, per fortuna. I fattori da cui dipende il fatto che un terreno liquefi o meno sono tutti questi elencati, che vengono determinati, alcuni, granulometria, forma, grado di saturazione, densità, pressione efficace, condizioni di sollecitazione, dipendono dal terreno, vengono determinate in laboratorio dai geologi. Le ultime due sono le condizioni del terremoto. Non tutti i terremoti possono innescare la liquefazione. Quindi vi faccio vedere cosa è successo nel 2012. Eravate nati, questo, dai, che anno siete? Sette? Va bene, 2006. Però avevate sei anni, magari ve lo ricordate? Chi se lo ricorda? Quello della notte, quello del mattino? Ok. Quindi non parlo del terremoto del 2012, ok, ma vi parlo solo degli effetti di liquefazione. Le scosse sono quelle del 20-29 maggio, che hanno causato vistosi effetti di liquefazione, soprattutto nella parte occidentale della provincia di Ferrara, in corrispondenza dei paleocanali dove sono avvenuti. Ci vogliono le condizioni geologiche. La liquefazione è avvenuta dove scorrevano una volta i fiumi e quindi dove scorreva una volta il Reno, il Panaro, il Secchia e il Po. E quindi se noi mettiamo su una mappa, su questa carta, i puntini rossi, i puntini blu, insomma tutti questi puntini, questi sono tutti gli effetti di liquefazione che sono stati osservati la mattina dopo il terremoto. Corrispondono esattamente, e ve lo faccio vedere su altre carte, gli effetti. Aperture nel terreno, grandi fessurazioni,
devo cambiare questa foto perché ce n'è una esattamente uguale a San Carlo e qui dentro c'è una persona fino a questa altezza, un uomo, ok? Quindi fratture molto grandi e anche molto profonde, fratturazioni, e vedete qui questi vulcanelli di sabbia. Poi uscita di sabbia, questo gli è uscita nel garage, ok? Fratture, fuori uscita, qui era tutto prato, quindi è uscito, poi si è seccata tutta la sabbia. Questi effetti, alcuni effetti di cedimenti differenziali, ma minimi, per fortuna. La liquefazione ha colpito prevalentemente zone non abitate e la campagna. E gli effetti in paese sono stati molto molto limitati, altrimenti avremmo potuto avere effetti come quelli che vi ho mostrato prima della Turchia. Qui siamo a Mirabello, una frattura nell'area industriale, non è che io la posso chiudere mettendo un po' di cemento, ok? Il motore di queste cose è un motore di tipo tettonico e geologico. Quindi non tutti, torno un attimo indietro, non tutti i terreni per fortuna possono liquefare e devono avere determinate caratteristiche che qui sono elencate con terminologia scientifica, ma fondamentalmente descrivono delle caratteristiche fisiche di questi terreni, che vengono, caratteristiche che vengono determinate in laboratorio, e deve esserci un terremoto di magnitudo superiore a 5.5 e il terremoto deve essere anche di una certa durata, ok? Maggiore di 15 o 20 secondi. Che cosa è successo nel terremoto del 2012? È successo che sono arrivate queste zone di sismogrammi alla stazione di Mirandola, quindi molto vicino, questa è la scossa 5.9 del 20 maggio, fattore scatenante, le sue componenti verticali e orizzontali del terremoto, ma vediamo il sismogramma che vi fa vedere l'arrivo della prima scossa, quella che ci ha svegliato, qui l'ora la vedete perché è riferita al Greenwich, per noi non erano le due, magnitudo 5.9, arriva questa bella scossa di terremoto di elevata intensità, ma noi non ce ne siamo accorti, ma è stata chiaramente misurata. Nei 4 minuti successivi alla scossa principale sono arrivate altre due scosse importanti, 4 minuti, una di magnitudo 4.8 e una di magnitudo 5.1. La prima scossa da sola non avrebbe portato ai fenomeni di liquefazione, ma l'arrivo delle altre due in sequenza non ha permesso al terreno saturo, sabbioso, di eliminare, si dice il termine tecnico, dissipare questo eccesso di pressione nell'acqua che hanno portato alla liquefazione. Quindi questa è stata una delle conseguenze, una delle cause, scusate, e io chiedo quanto tempo. Ma poi mi sto avviando verso la fine. Ma abbiamo tempo, quindi grazie, siamo entrambi l'ora successiva, quindi sì. Non c'è problema. Benissimo. Quindi che cosa? Ma noi lo sapevamo, sapete che quando faccio questo seminario molti mi chiedono, e credo che l'abbiamo chiesto anche il professor Ferrari, la domanda più classica, ma come? Tutti dicevano che Ferrara non era zona sismica. Questo terremoto non se lo aspettava nessuno, perché a Ferrara non era zona sismica. E questa domanda bastava farla a un geologo perché rispondesse che assolutamente Ferrara è una zona sismica, è altamente sismica in virtù delle strutture profonde che esistono sotto Ferrara, e che la storicità dei terremoti, la storia dei terremoti di Ferrara, di Argenta e di tutta l'area, testimonia una attività sismica attuale, recentissima, ok? Però diciamo che qui facciamo sempre la figura delle Cassandre. Quindi, sulla base dei dati storici, ad esempio il terremoto di Ferrara 1500, ho scritto bene 70, ok? Sì. E l'analisi preliminare, terremoto 1570, quanto sono durate le scosse? Io credo che siano andate avanti anni,
anni di scosse. Allora, solo per curiosità, nel 1570 c'era Savonarola che diceva: pentitevi perché stanno arrivando la fine del mondo, questa, quello che ci sta accadendo è frutto della casa estense dissoluta, quindi andò avanti per una decina d'anni gli effetti. Anche io mi ricordavo 11 anni, e questo dal punto di vista storico ha fatto sì che poi la corte e la corte estense, se sia il decadimento appunto degli estensi a Ferrara e il loro trasferimento poi a Mantova, ok, a un certo punto sono andati via perché non ce la facevano più e anche la gente, diciamo, non ce la faceva più a vivere in un territorio che era costantemente è scosso da terremoti. Ma noi lo sapevamo già? Certo che tutta l'area ferrarese è, questa è una carta dei comuni dell'Alto Ferrarese, in mezzo c'è Ferrara, era zona sismica ed era zona suscettibile anche alla liquefazione, cioè sulla sismicità, ok. Ma erano zone suscettibili alla liquefazione? Sì, era già noto, assolutamente. E dov'è che è avvenuta la liquefazione? Lo sapevamo perché è avvenuta esattamente in corrispondenza dei tecchi fiumi. Quindi noi, conoscendo dove scorrono si chiamano paleoalvei, possiamo individuare le zone in cui questo, dobbiamo indagare in particolare le caratteristiche dei terreni e valutare se sono suscettibili alla liquefazione. Questo per esempio è un modello digitale del terreno e vi fa vedere la zona tra Mirabello e San Carlo, e tutto questo è una zona sopra elevata che è in corrispondenza del vecchio corso canale abbandonato del Reno nel suo passato storico. Altre testimonianze di dove passava il Reno ce l'abbiamo dalla cartografia. Questo è il corso del Reno tra Cento, Sant'Agostino e Mirabello, nelle carte, nella cartografia storica, ed è lì, torna indietro, dove si sono verificati gli effetti di liquefazione, esattamente lungo il corso di questi antichi fiumi. Chi di voi, insomma, sarete andati qualche volta a Bondeno? No, sto parlando a Viterano Bondeno, ok, da Ferrara. Prendete la strada, dopo via Modena, e non vi siete mai chiesti perché questa strada sia piena di curve con tutti gli alberi. Siete in piena pianura, ok? Siete in piena pianura e la strada, cioè non c'è un pezzo dritto, caspita, potevano fare dritta questa strada qui, ci mettevo meno, era meno pericolosa e tutto quanto. Ma se voi osservate la prossima volta che percorrete questa strada, se non guidate, e osservate la piana alla vostra destra, alla vostra sinistra, indifferente che veniate a Ferrara o andate verso Bondeno, non importa il verso, ma quello che potete osservare è che le due quote topografiche a destra e a sinistra della strada sono diverse, e la strada corre esattamente su un dosso che è il vecchio alveo del fiume. Quindi la gente, per muoversi una volta, non faceva il sentiero o la stradina in mezzo alle zone allagate, ma le faceva nelle zone più alte, nei dossi, e tale è rimasta la nostra configurazione stradale. Quindi quando voi trovate tutte queste tortuosità, stiamo seguendo un paleoalveo. Il paleoalveo è proprio la zona più critica. Perché? Perché i fiumi depositano, in virtù della loro energia, depositano i materiali più grossolani, quindi posso avere ghiaie e sabbie nel letto dei fiumi. Quando esondano, quando ci sono le rotte, man mano che ci si allontana dal letto del fiume, vengono deposti terreni sempre più fini, limi e argille. È per quello che la nostra pianura è costituita da tutte queste alternanze, okay, di materiali fini e granulari. Per la liquefazione il problema è quello di sapere dove sono queste sabbie.
E come facciamo a saperle? Oltre a quelle che vi ho mostrato prima, che sono delle mappe o carte, mappe satellitari, carte si chiamano del microrilievo, insomma a grande scala, dobbiamo sapere sotto il paese o dove costruiamo la casa o dove sono realizzate i paesi, se quelle zone possono liquefare o meno. E per fare questo i geologi utilizzano delle prove che si chiamano prima indagini in situ, che hanno dei nomi un po' complicati, sono qui CPTU, SCPTU, DH e via dicendo, che magari qualche volta avete visto in giro, no? Ci sono queste sonde che perforano il terreno ed eseguono, eseguono dei carotaggi che poi servono a ricostruire com'è il terreno in profondità. Servono a prendere dei campioni, questi campioni vengono portati nei laboratori sottoposti a delle prove di tipo meccanico, come queste che vedete, e che servono a predire, in questo caso, il comportamento meccanico dei terreni in seguito qui a un sisma in particolare. Quindi si analizzano poi in laboratorio, si ottengono delle informazioni, si mettono tutte insieme e si costruisce, si interpretano tutti i dati da queste prove fatte in situ, dalle prove di laboratorio, e si elaborano e si costruiscono dei modelli che permettono di interpretare il sottosuolo, di fare quello che si chiama un modello geologico tecnico di sottosuolo e di capire che cosa è, in questo caso, cosa è successo, e che quindi nel nostro caso, nel caso di, per esempio, di San Carlo, queste che sono delle sezioni geologiche identificano che cosa? Che sotto in una zona completamente satura, la lineetta blu è la superficie di falda, quindi qui sotto tutto il terreno è pieno d'acqua, ci sono delle lenti di sabbia, quella sabbia che ha quelle caratteristiche, sabbia pulita, sabbia di una certa granulometria, sabbia che se arriva un terremoto di una certa intensità e durata può liquefare. E quindi, compreso il meccanismo, possiamo comprendere e valutare anche il rischio associato alla liquefazione e dire: ok, se a Ferrara arriva il geofisico, mi dice guarda che le strutture sismogenetiche, ovvero quelle che generano un terremoto sotto Ferrara, sono ancora attive sicuramente e possono dare luogo a un terremoto, io direi che l'Atlante dei Falli Capaci ci dà un terremoto atteso di, può essere di magnitudo 6.6, questo mi è stato detto. Ci sta. Ok, 5.9 2012. Però a Ferrara potrebbe, in virtù delle strutture sismogenetiche, delle faglie che ci sono nel sottosuolo e dello stile compressivo che genera, generato dagli sforzi tettonici, un terremoto atteso massimo di magnitudo 6.6. E scala logaritmica da 5.9 a 6.6 fa una bella differenza. Al di là delle strutture che possono resistere o meno, un 6.6 porta sicuramente a liquefazione tutti i terreni. E noi dobbiamo sapere dove sono. Okay? E quindi utilizziamo tutto quello che si è imparato dal terremoto del 2012 per fare che cosa? Della mitigazione per il rischio da liquefazione. Cioè dobbiamo identificare, conoscere quali sono le aree più a rischio di o suscettibili al processo di liquefazione, chi c'è sopra. Per fare questo si utilizzano degli strumenti estremamente complessi di progettazione che si chiama microzonazione sismica, che è un'operazione scientifica, complessa, multidisciplinare, che coinvolge geologi, ingegneri, permette di riconoscere alla scala locale quelle condizioni che possono portare a danni tipo permanenti.
valutare gli effetti di un sisma e permettono di classificare le zone in funzione del rischio sismico. In questo caso vi faccio vedere quello che è già stato fatto, in particolare che le carte che sono state costruite che identificano le zone con un rischio sismico e capace di indurre fenomeni di liquefazione. Questo è un estratto della carta provinciale della provincia di Ferrara. Tutti i puntini sono zone illagate e chiaramente i geologi leggono le carte, la carta topografica è di lettura immediata, ma poi si leggono tutte le carte derivate dalla carta geologica, tutte le altre derivate, basta leggere la leggenda, e vedete che in giallo sono segnati in questa zona della provincia di Ferrara, Ferrara è qua, questa è la zona occidentale, in giallo sono i depositi sabbiosi intercalati a livelli, limosi, sabbiosi e argillosi, che sono prevalentemente le zone che possono liquefare perché ho bisogno delle sabbie, mentre in grigio sono quei depositi in superficie che sono troppo fini, sono limosi, argillosi e che non possono fisicamente liquefare. In più sono riportati con questi segni arancioni che cosa? I paleocanali, quelli, i paleofiumi, quelle zone dove io ho maggiore probabilità che si verifichi la liquefazione. Questi sono tutti indicati in un'altra carta, i paleoalvei, e quindi diciamo che questa è tutta zona in rosso in cui ci sono depositi di vecchi fiumi che quindi possono anch'essi andare a liquefazione. E Ferrara? Ok, esiste una cartografia qui, non si può vedere, ma tutto, sono tutti dati pubblici, carte in cui abbiamo visualizzato questo verde e il paleoalveo, un dosso attivo del Po, puoi arrivare al Po, paleoalvei certi, incerti e tutte le forme geomorfologiche, e questa è la carta della microzonazione sismica di terzo livello, ovvero la carta che si utilizza per costruire, pianificare, perché prima di costruire io devo sapere se quell'area in cui io costruirò è suscettibile al fenomeno o meno della liquefazione. Altro problema, tutto quello che è già costruito, sul quale posso fare molto poco. Ma la carta ci mostra, ed è abbastanza evidente, questo è l'asse, ok, ferrovia, Corso Giovecca, Castello, Corso Giovecca, noi ci troviamo qua, adesso non mi ricordo se questa presentazione l'ho fatta per l'Ariosto o per il Ruiti, già ho fatto lo zoom, ma quello che mi dice questa carta è che nelle zone grigie il rischio di liquefazione è basso, che nelle zone gialle il rischio giallo, non so come si dice, sì, giallo, è moderato, nelle zone rosse, esattamente in corrispondenza del paleoalveo dell'alveo sepolto, il rischio di liquefazione è elevato e localmente molto elevato. Quindi io posso prendere queste carte, sono sul sito del comune, e andare a cercare casa mia, e andare a vedere cosa c'è sotto casa. La struttura geologica di Ferrara è una struttura estremamente complessa. Qui vi mostro due sezioni geologiche che sono prese appunto dal sito del comune di Ferrara, sezioni geologiche che fanno vedere fondamentalmente una struttura estremamente complicata. La geologia in Italia non è mai facile, okay? Andiamo sulle Alpi e c'è una struttura, ci sono strutture tettoniche complicatissime. Io ho avuto modo di accompagnare colleghi americani in Dolomiti. Noi abbiamo strutture geologiche che sono esposte sulle nostre montagne, ma estremamente complicate, che hanno visto più di un'orogenesi, che hanno diciamo che sono complicatissime. Gli americani non capivano praticamente nulla, perché hanno strutture geologiche di una strati orizzontali, magari con qualche faglia che si vede, e quindi quando si trovavano di fronte alla nostra complessità rimanevano esterrefatti rispetto alle difficoltà.
Lo stesso in pianura. Ok? Finisco questo discorso, quindi ci siamo quasi, dai. Questo vale qua identifica se riuscite. Questa è tutta la zona della stazione, ok? Questa è la zona con elevata amplificazione, rischio di liquefazione, tutti i punti. Potete anche un po' riconoscere, direi che queste sono le mura all'incirca, vero? Questa è la rotonda. Possiamo, ma l'ariosto può essere all'incirca qua. Non riesco. Comunque siamo in una zona, diciamo nel tratteggino giallo, con un rischio di liquefazione moderato, oppure nelle zone rosa si possono avere delle amplificazioni rotali. Tutto questo poi lo potete scaricare questo PDF sotto, aumentate la scarica e andate a vedere cosa c'è sotto casa rosa. L'ultima cosa che volevo dire, lo stesso, il sottosuolo pavese, il sottosuolo italiano, anche in zone di pianura, è estremamente, estremamente complicato. Per quello che c'è bisogno di fare delle indagini specifiche. Se io risparmio dei soldi per fare le indagini geologiche, spenderò 10 volte tanto per rimediare agli errori di progettazione ingegneristica. Ok? Quindi, se non faccio la radiografia dopo che ho subito un incidente e mi fa vedere che mi sono rotto il braccio e non mi fa vedere come me lo sono rotto, ma l'ortopedico mi aggiusta in qualche modo, forse è meglio fare una radiografia in più per essere curati meglio. Quindi, mi piace pensare al geologo e alla geologa come quelli che sono i medici del territorio, quelli che senza la conoscenza di base della geologia non possiamo fare nessun tipo di opera o di intervento. Io ho finito, visto che ce l'ho fatta. Oh, ecco, questi qui sono dei siti, gli ultimi due sono relativi al comune di Carrara, alla provincia, dove potete trovare tutti i dati della e vedete cosa c'è di questa cosa. Domande, curiosità. Ma anche domande se volete, non capita tutti i giorni di avere la scusa, voce. Il vostro collega mi ha chiesto come posso conoscere il rischio, vediamo se funziona internet sul vostro. Ok, questo è il sito del Comune di Ferrara, tutti i dati devono essere trasparenti, quindi qui abbiamo dalle relazioni geologiche alle tutte le indicazioni sulla subsidenza ferrarese, no? Ferrara si trova in un territorio che subisce un lento abbassamento, la subsidenza è geologica, quindi viene monitorata e costantemente controllata. Abbiamo tutte le carte, la carta della, di che tipo di terreni abbiamo, la carta geomorfologica che ho fatto vedere prima, le relazioni, la carta geologica alle varie scale, le sezioni geologiche,
il modello altimetrico del comune di Ferrara, quanto siamo sopra e sotto il livello del mare e come ci stiamo progressivamente abbassando, tutte le carte idrogeologiche, le isofreatiche, perché mi sono dimenticata di dire, ma tanti geologi sono idrogeologi, cioè si occupano dell'acqua nel sottosuolo, quindi della bonifica dei siti inquinati, della gestione delle acque, di una gestione sostenibile, di come si regime, sorgenti e poi la gestione dei siti inquinati. Permeabilità, profondità della superficie freatica, modello morfologia, se ci arrivo, inquinamento degli acquiferi, vulnerabilità all'inquinamento, carta idrostratigrafica, ci arrivo, morfologia del tetto. Queste sono tutte carte geologiche e geologiche derivate, carta geotecnica, di terzo livello, questo è lo studio, questa è l'amplificazione, voglio trovare quelle frequenze naturali, carta di microzonazione, vediamo in che zona andiamo. No, ecco, questa è quella di prima, potrei... Adesso qui poi sono tutte anche il GIS. Volevo vedere l'altro di terzo livello, la relazione. Però ce la può passare la sì, è la terza. Questa è la relazione. Accompagnatoria, quindi è in Turchia. Queste sono un po' più specifiche. Questa per esempio è la cartografia di tutte le indagini a disposizione, c'è una banca dati. Allora, c'è questo esempio, sì, uno può insomma intervenendo per trovare l'incirca di casa propria, però può andare sulla carta delle indagini e se sa leggere queste indagini capire che terreni ci sono al di sotto di casa propria, ecco, come dire. Qui a questo corrisponde una banca dati accessibile, chiaro che poi quello che c'è scritto non è quello interpretare. Vi faccio questo esempio, ho seguito uno studente in tirocinio, noi abbiamo tirocini, 6 CFU, adesso 6 crediti formativi universitari in laurea triennale e 9 crediti in laurea magistrale, che periodo sono gli stage, no? E quindi questo mio ex studente ha seguito insieme a un libero professionista, un geologo libero professionista, tutte le indagini quando la spalle è andata in Serie A. Non ricordate? Adesso siamo, io abito in zona stadio e se va ancora più giù sono ancora più contenta, non posso più di essere costantemente massacrata da... non viviamo più in zona stadio. Ma quando è andata in A, che cosa hanno dovuto fare? Per poter rendere le immagini, insomma, io non so bene, queste cose qui hanno dovuto adeguare l'illuminazione dello stadio per le riprese televisive. E quindi hanno costruito queste due grandissime torri con le luci, tali da illuminare a giorno lo stadio. Queste due torri sono... No, una lavagna. Queste due torri sono due... elementi puntuali, due carichi puntuali nel sottosuolo, li devi costruire in sicurezza, sono molto alte, pesanti, ma soprattutto molto alti. Okay? Per costruire queste ci vuole una perizia e uno studio geologico tecnico dei terreni sotto lo stadio. Quindi sono state fatte tutte le indagini conoscitive che magari, ma specifiche esattamente sotto lo stadio. E che cosa è venuto fuori? Che lo stadio da una parte confina
con Corso Piave, ci siamo? Dall'altra parte con via Cassoli. In Corso Piave cosa c'è? La tribuna della Spalle, io non mi intendo, e mentre gli ospiti stanno dall'altra parte. Praticamente in Corso Piave correva un ramo, un vecchio ramo anch'esso del Po, di ramazione nel Po di Golano, e infatti in seguito al terremoto del 2012 gravi danni sono manifestati a tutte le case di Corso Portapò fino all'incrocio con Corso Isonzo, dove la sede della provincia non era più agibile. I miei suoceri abitavano lì, in casa con delle crepe, si erano aperte crepe larghe 20 cm in casa in Corso Portapò. Quindi metà dello stadio in senso longitudinale è fondato e le tribune sono su un palio albio. Metà dello stadio, quello dove vanno gli ospiti, è invece su terreni fini. Quindi la parte delle tribune teoricamente può liquefare, la parte degli ospiti non ha rischio di liquefazione. Arriviamo a questi dettagli. Okay? Quindi le indagini che vengono fatte in maniera estremamente puntuale e singola vi possono dare le informazioni, e per legge devo valutare il rischio, per legge valutare il rischio di liquefazione. Tutti i comuni italiani per legge devono dotarsi di carte di microzonazione sismica, e la microzonazione sismica anche i comuni che non ce l'hanno dovranno farla, perché per legge dovranno farla, dovranno dotarsi di questa, ed è lavoro per geologi, per microzonazione la fanno i geologi, e non ci sono. Il problema è giustissimo, il problema è sì, quello è il problema, un conto è nuovo, no? Ok. E se devo costruire qualcosa di nuovo faccio tutte le indagini e so a che rischio sono soggetto, no? Quindi posso attuare un certo tipo di costruzione, un certo attivo che mitiga quel rischio. Già il costruito è un grosso problema. Quindi, per quello che riguarda il rischio sismico, esistono delle soluzioni che attengono fondamentalmente all'ingegnere strutturista, con tutta una serie di operazioni, no? Che se individua una condizione di vulnerabilità, si chiama vulnerabilità in questo caso dell'edificio, a un determinato terremoto di progetto, utilizza delle soluzioni di tipo strutturale più o meno invasiva, catene o altri tipi di cose per mitigare il rischio sismico. Sulla liquefazione c'è niente da fare, non c'è, si può sapere, insomma, ma la mitigazione di questo no, non abbiamo modi fisici, meccanici per cosa? Per addensare il terreno e non renderlo suscettibile alla liquefazione. Io direi che non. Allora salutiamo la professoressa. Grazie, grazie. E ci portiamo a casa questo messaggio importante, che solo attraverso la zonizzazione, e quindi dando parola ai geologi, si possono evitare le stragi, perché la natura non è né buona né cattiva. Però ci può suggerire, tramite lo studio degli specialisti, dove è opportuno costruire, con che criteri, dove magari è meno opportuno, oppure con che criteri. Quindi, volevo dire che ricordavo che nel 2010 c'era stato un convegno a Ferrara di geologi, dove si diceva che la città Ferrara è il rischio sottovalutato sul interrogativo 2 anni prima del terremoto. Questa cosa l'avevo trovata dopo, però è stata
quando Monica ha detto che spesso e volentieri i geologi vengono interpretati come cassani, cioè sembra quasi che qua, quando c'è un geologo vai tranquillo che è successo qualcosa di un disastro. Prima si parlava del Vajont, quando si va in viaggio al Vajont le popolazioni locali vedono malissimo i geologi perché li associano al concetto degli assassini, di chi ha... In realtà il messaggio che vorrei che vi portaste a casa è che ai geologi bisogna dare sempre più parola, perché solo grazie agli specialisti che spiegano, ripeto, che cosa è opportuno fare su di un territorio, si eviteranno anche i problemi. Apparentemente, e qui c'è una cosa importante, sembra che spendi di più perché devi fare delle indagini, ma non sono delle indagini così tanto per, sono delle indagini che servono per mettere in mano allo strutturista, al progettista, che si chiama architetto, che si chiama ingegnere, la possibilità anche magari di risparmiare, perché se una trave può essere fatta con top cemento, può essere fatta anche con top meno, ok? Quindi il geologo, ma non lo dico io, Mauro Ferrari, laureato in geologia, lo dice la legge, cioè il geologo deve essere chiamato in causa anche per fare un garage, anche per fare un pollaio, anche per fare, cioè, questo dice la legge. Purtroppo è ampiamente disattesa, ci sono delle scappatoie per cui il geometra dice: ma sì, io ho sempre costruito così, la casa la faccio così perché tanto vengono tutte bene così. E poi dopo, quando ci sono i crolli, quando ci sono le alluvioni, quando ci sono le frane, quando ci sono ogni altra problematica geologica, si va a chiamare il geologo e si dice: è come andare dal medico dopo che uno si è già condannato, ok? Il geologo può curare, ma curare in questo caso vuol dire prevenire. E quindi l'importanza dei geologi è proprio nel suggerire. Adesso si fa un gran parlare, lasciatemelo dire, l'abbiamo visto, una zona estremamente sismica. L'ingegnere ne costruisce 4 di ponti, a una campata, tutto quello che volete nello stretto di Messina. Però deve sentire dal geologo, dal strutturista, dal geofisico, eccetera, qual è il rischio atteso. Dopodiché, lasciatemelo dire, bisognerebbe intervistare anche un economista che dica: vale la pena spendere tutti quei soldi per... Però ogni figura... Quel livello la scelta è politica. Appunto, però ogni figura deve fare la sua parte. Politico.